Adriano Celentano ha parlato ancora una volta di sua moglie Claudia Mori, e ha spiegato che lei fa sempre una cosa, anche se poi lui la perdona. A che cosa si è riferito? Scopriamolo di seguito. L'amore di Adriano Celentano e di sua moglie Claudia Mori ha il sapore dell'eternità. I due, infatti, sono legati da circa 60 anni e due anni fa, in occasione del loro 58esimo anniversario, il cantante italiano le fece una dedica veramente dolcissima. Aveva infatti pubblicato una serie di foto e bellissime immagini per ripercorrere con i suoi fan e seguaci il giorno delle nozze. C'erano foto in bianco e nero e quelle a colori, tra ricordi, risate e espressioni buffe e divertenti. Adriano Celentano ha sempre parlato della giocosità di sua moglie e non solo. Ci sono stati anche momenti in cui hanno dovuto dividersi a causa di tour e concerti di lui. Non si è trattato affatto di giorni facili, eppure lui non ha mai smesso di provare emozioni nei suoi confronti. Il molleggiato ha sempre sostenuto che ci sarà sempre per lei e che ancora prova grandi sentimenti quando si trova accanto a lei, proprio come quando erano giovanissimi. Adriano Celentano sulla moglie Claudia Mori: c'è una cosa che fa sempre. Adriano Celentano, parlando con Maria De Filippi in una precedente intervista, ha confessato che sua moglie Claudia Mori fa sempre la stessa cosa, ormai da anni. Nel dettaglio, infatti, si arrabbia molto spesso e per questo si ritrova ad alzare la voce. Lui, invece, è un tipo molto più calmo, ma tende comunque a perdonarla in quanto sa che si tratta solo di un momento e che a breve passerà. Non solo, ha anche confessato che quando lei si arrabbia per qualsiasi motivo, e tende comunque ad alzare la voce, lui non fa altro che guardarla perché è ancora più bella. Ora i due sono tanto affiatati, ma in passato si è parlato anche di un tradimento. Infatti, pare che Celentano l'abbia tradita con Ornella Muti durante le riprese di un film. Del resto nessuno dei due ha mai smentito o confermato tali ipotesi, anzi. La stessa Mori aveva spiegato all'epoca che lo avrebbe perdonato perché anche lei, dal canto suo, lo avrebbe trascurato. Insomma, una situazione veramente complicata che però li ha visti uscire sempre vicini e a testa alta. Non solo, si era quindi vociferato di un possibile tradimento anche da parte di lei. Insomma, quel che è stato, ma adesso la coppia è tanto felice, e tendono a scherzare anche sui difetti dell'altro.